In un freddo giorno di febbraio torno a casa dopo il ricovero psichiatrico e trovo sul mio letto una busta con sopra scritto alla mamma. Sto per aprirla quando suona il cellulare. È mia figlia Teresa. Mi dice: come stai, mamma? Benino, le rispondo. Mia figlia prosegue: mamma, sono tornata ieri dalla Russia e ti ho portato un piccolo regalo contenuto in questa busta. Vado subito ad aprire il tutto, le rispondo, e dopo una breve conversazione ci salutiamo. E così mi reindirizzo alla busta e la apro. Ne estraggo due sagome colorate. Le osservo, si tratta di una piccola giostra da montare. Scruto i colori, le forme, mentre la mia mente si riempie di ricordi dell'infanzia. Affiorano dai cassetti della mia mente ricordi di Luna Park e giochi. Lentamente cerco di montare le sagome. Ed ecco, davanti ai miei occhi, la piccola giostrina prende vita. Mi piacerebbe essere bambina e salire. Salire su questa giostra che nella mia mente si fa magica. Essa inizia a roteare, prima lentamente, poi più velocemente. Ed ecco, mentre io giro insieme a lei, essa si stacca dal suolo. E si libra nel cielo. Ed io entro in un mondo fatto di nubi, di stelle, di aria azzurra, di fantasia. Rivivo per alcuni minuti una seconda infanzia. Siedo sulla giostra e parlo con la giraffa, l'elefante e il cavallo. Ed essi mi narrano di questo mondo meraviglioso fatto di stelle, di luna e di cielo. Io vivo altrove e sento che intorno sono nate speranze nuove. La busta donatami da mia figlia è stata posata sul mio letto e non ha francobollo, ma io con la fantasia lo immagino. Un piccolo francobollo proveniente dalla Russia, il paese da cui mia figlia è tornata portandomi il piccolo regalo. Anche sul francobollo vedo una giostra. Io tocco il disegno. È un portale magico che mi condurrà in regni di fiaba. In futuro, quando vorrò. Intanto continuo a fissare la piccola giostrina che ho montato orora. Mi siedo davanti ad essa. E mi pare di udire una piccola voce stridula che dice: sono la giostra della tua mente. Guardami, guardami, guardami come giro. Ed ecco, il piccolo oggetto comincia a roteare. Roteare, roteare fino a sparire per lasciare posto a un'altra immagine. La fisso, è un quadro rappresentante una giostra a forma di spirale. Dal dipinto esce una voce. La tua mente è una giostra, o meglio una serie di giostre, e io sono la prima della serie. Sono la spirale che è dentro la tua mente. A me si attaccano i tuoi pensieri, confondendosi, mischiandosi. E girano, girano, prima lentamente, poi sempre più velocemente. E io inauguro la serie di giostre che sono giostre della follia. Guarda la seconda immagine che viene dopo di me. Ed ecco, io vedo un altro quadro. La giostra raffigurata in esso mi parla. Mi dice: i tuoi pensieri sono come bambini inquieti. Vogliono divertirsi, vogliono giocare. Aspettano un'idea accattivante. Allora io, che sono la giostra, mi dirigo da loro e dico: piccoli pensieri, alati pensieri, venite su di me.
Ed ecco, parole che sono nella tua mente salgono sui miei sedili e io la giostra inizio a roteare. Sono la giostra della tua mente e i tuoi pensieri girano con me e gireranno anche nel prossimo dipinto che orora vedrai. Ed ecco, un nuovo quadro mi appare. La giostra dipinta in esso ha colori scuri, marroni e neri. Un senso di inquietudine mi pervade. Attendo che il dipinto parli. Ed ecco, da esso prorompe una voce. Sono la giostra dei tuoi pensieri tristi. Idee malinconiche, depressive, angoscianti siedono sui miei sedili e io li faccio roteare in una nenia di dolore. Ma non angosciarti, guarda il prossimo dipinto che ti riporterà una sorta di gioia. Ed ecco, io vedo un altro quadro coloratissimo. Esso mi parla. Una voce un po' eccitata mi dice: sono la giostra della tua euforia maniacale. Su di me i tuoi pensieri salgono e roteano a velocità impazzita. Allora le tue frasi, le tue parole si confondono. Tu parli e ti muovi in maniera concitata, perché io, la giostra dei pensieri euforici, roteo nella tua mente. E continuerò a roteare finché comparirà dopo di me un'altra immagine. Io vedo allora un dipinto in cui si stagliano due giostre in mezzo a un mare di persone. La voce che esce dal quadro mi dice: vedi questa folla di gente? Sono i tuoi compagni di sventura. Sono i malati di nervi come te. Anch'essi a breve saranno costretti a salire sulle giostre dei loro pensieri e della loro mente, e turbini di parole sconnesse si agiteranno allora nel loro cuore, perché noi le giostre della mente giriamo senza posa. Vuoi vedere un altro dipinto? Mi domanda la voce. Io annuisco e lo scorgo. E mi sembra che la folla di persone raffigurate mi saluti. Mi sembra che uomini, donne e bambini rappresentati sul dipinto mi parlino in coro dicendomi: dobbiamo evitare di salire sulla giostra della mente. Dobbiamo fermare il suo roteare vorticoso. Ma io rispondo: come faremo? Una forza misteriosa ci prende. La follia ci possiede, dettando lei leggi alla nostra mente. E pur non volendo, sulla giostra saliamo. Proprio così mi risponde un individuo raffigurato sul quadro e mi dice: guarda al prossimo dipinto. Io lo fisso e di nuovo vedo giostre e persone. Una di esse, vestita di nero, mi dice: ora le giostre si bloccheranno. Io rispondo: bene, allora sono libera. Ma l'individuo che ha parlato prosegue: no, si bloccheranno anche i tuoi pensieri. La tua mente sarà abitata da una giostra ferma, ovvero da un blocco mentale. E tu sarai nella fase catatonica della schizofrenia. La tua mente sarà morta in un vuoto assoluto. Io rifletto angosciata su tutto ciò quando un nuovo dipinto mi appare. Qui la giostra è illuminata. Un senso di festa pervade il mio io. Una bambina raffigurata nel quadro mi parla. Vedi queste luci, mi dice, io annuisco. Ella riprende, sono pensieri luminosi che salgono sulla giostra della tua mente e girano.
In questo momento quindi stai bene. Idee ricche di luce ruotano a velocità normale. In questa fase la tua mente è uscita dalla mania e dalla catatonia. Osserva il prossimo quadro. Ed ecco, immediatamente questo mi appare. Vedo bambini felici e di nuovo una giostra, ed è quest'ultima che mi parla. Mi sussurra, sono la giostra della tua mente del periodo infantile. Su di me salgono i tuoi pensieri bambini, pensieri di giochi, di scherzi, di coccole, di affetti, pensieri lieti che non vanno né troppo veloci come nella mania, né troppo lenti come nella depressione. Ed ecco, la mia psiche è abitata da ricordi felici. Mi vedo bambina in braccio a mia madre mentre ascolto le fiabe che ella mi narra. Mi vedo sdraiata sul prato di casa o sulla sabbia del mare in vacanza. Ma ecco, immediatamente un altro dipinto mi appare. Domina in esso una giostra dai toni arancioni, gialli e blu. Mi dice, sono la giostra della tua creatività artistica. Sui miei cavalli salgono i tuoi pensieri creativi e girano nella tua mente producendo opere letterarie. Se sei scrittrice, è grazie a me che sono la giostra della tua creatività. Allora io domando, come faccio a gestire la giostra della mia mente che in continuazione si trasforma? Dal quadro esce una voce, mi sussurra, guarda al prossimo dipinto e avrai la risposta. Io vedo una donna che mi assomiglia sul cavallo di una giostra. Ella mi parla, mi dice, sono il tuo alter ego, sono il tuo io sano. Vedi cosa faccio? Salgo sul cavallo e prendo in mano le redini e lo governo, come il cavallo dell'auriga di Platone, ricordi? Io annuisco e la donna aggiunge, tiro e allento le briglie, domino il cavallo dei pensieri, in modo tale che la velocità non sia né troppo alta né troppo bassa. Hai capito? Mi domanda la donna. Io annuisco. Con la fantasia prendo il dipinto e lo getto nel mio cuore. E alla fanciulla dico: grazie, mi hai regalato il consiglio per essere sana. Prometto di cavalcare il cavallo della giostra della mia mente. Afferro le briglie e inizio il viaggio di questa mia nuova vita. Compagni di sventura, anche voi colpiti dalla fiamma della follia, volete seguirmi in questo viaggio verso la salute?